Siamo qui a Scanzano per castrumbianelli.it, siamo col presidente Pietro La Frocia, gli chiediamo allora, oggi siamo al terzo posto insieme con il Lago Negro, vediamo un attimino oggi di fare una bellissima partita e di portarci questi tre punti, vero? Buonasera, questa è una partita abbastanza difficile perché nonostante la classifica segnali gli avversari nelle ultime posizioni, comunque è una classifica bugiarda perché conosciamo molto bene il valore del Real Nuova Siri, in quanto è una squadra che abbiamo affrontato più volte in passato anche in campionati diciamo meno blasonati come possa essere quello della Serie C2, però è una squadra molto ostica, molto organizzata, giocano bene, per cui c'è da stare attenti, ma nonostante questo noi abbiamo rispetto per tutti ma paura per nessuno, speriamo di raccogliere i primi tre punti fuori casa, speriamo bene, comunque sia spero che i ragazzi si divertano e diano il massimo in campo. Quello sicuramente, la prima cosa è che si devono divertire anche se facciamo un campionato di C1. Va bene, allora niente, la saluto e ci vediamo a fine primo tempo per altre due paroline, ok? Va bene, speriamo bene naturalmente. Speriamo, grazie. Ok, ci vediamo.
furbo, la sua pallone, furbo. Oh!
Allora, siamo qui alla fine della partita. Purtroppo per il Castrum oggi non c'è stato niente da fare. 4-1. I ragazzi sono stati bravissimi, ma adesso parleremo qui con Mister Pulli che ci spiegherà cosa è successo. Un arbitraggio a dir poco scandaloso. Mister Pulli, allora, abbiamo visto che è successo qualche problema oggi durante la partita. No, problema. Purtroppo abbiamo perso la partita innanzitutto, e quindi diamo merito agli avversari che la partita l'hanno vinta. Quindi quando uno vince bisogna dare merito agli avversari, bisogna essere sportivi. Però quello che si è visto in campo, quindi voglio fare una precisione, non è che me la voglio prendere con l'altro. Giusto. Sul campo abbiamo perso, abbiamo stretto la mano agli avversari, come si deve fare. Però questo lo voglio precisare sin dall'inizio. Però io voglio dire, ci sono stati degli episodi clamorosi che hanno condizionato sicuramente l'andamento della gara. Poi la partita l'avremmo pure potuto perdere, però se tu invece dell'1-0 fai l'1-1 e si scaglia tutto quel nervosismo che c'è stato, che cosa è successo? Un rigore netto, uno prende la palla sulla linea con le mani. Posso anche capire sulla linea con le mani, involontario mi sembra duro, l'ha ammesso che l'ha preso con le mani, uno l'ha valutato volontario. L'altro arbitro fischia il rigore se l'altro arbitro fischia il rigore, ok, sorvoliamoci sopra. Quindi sulla zona ho visto, mi scusi se la interrompo, ho visto che hanno segnato però su quell'azione, vero? Il discorso è questo, sorvoliamoci, non dai il rigore, però benedetto, guarda, da calcio a calcio, che mondo è mondo. Fischi, devi rifischiare per la ripresa del gioco. C'è stata una discussione in campo per fare il rigore. Il portiere prende, si può vedere dal video, con le mani lancia l'attaccante, fanno gol ed è gol regolare. E giustamente, ripeto, l'avremmo pure potuto perdere. Però una cosa è se sul 1-0, una cosa vai sul 1-1 e stai giocando anche una buona partita. È totalmente diverso. Ma per completare l'opera, oltre che chiamavano falli da una parte e dall'altra, come volevano loro, sorvoliamoci sopra perché il livello è questo. Però non puoi ammonire un giocatore, dopodiché non è ammonito, ammesso anche dagli avversari, tutti quanti, si può vedere dal video, e lo togli fuori perché per te risultava già ammonito, non aveva ammonito nessuno precedentemente. Quindi voglio dire, infatti con gli avversari abbiamo sotto la mano, alla fine si è finita a melina la partita perché non è proprio vostro. Ma io voglio dire una cosa, ci può anche stare nel campo, però per cercare di migliorare non dobbiamo solo parlare, c'è il commissario di campo. Se come al solito, e questa è una denuncia che faccio liberamente, mi possono querelare, perché l'ho visto con le telefonate che fanno, deve giocare quello, deve... Se si vuole migliorare si deve essere più competitivi e si deve avere più competenze. Che voglio dire, in questo caso l'arbitro, vanno prese delle decisioni, c'era un commissario, ma se purtroppo come al solito, mi auguro di no, il commissario dice abbiamo visto, abbiamo scritto, ma va a finire tutto nel vuoto e senza nessuna decisione, perché sono degli errori tecnici dove noi li faremo vedere, non lo so se la società farà di corso, degli errori tecnici madornali che sono alla base del campo, sicuramente non miglioreremo mai nessuno. Io spero che questa volta il commissario, come mi ha detto, ha visto, ha scritto, chiaro che non è una presa in giro, come non lo credo, perché mi sembra una persona seria, pure gli arbitri onestamente, però è più facile dire abbiamo fatto alcuni errori, ma non che mi dici, oltretutto per fare dei chiarimenti, ma per cercare di migliorare, mi dici no, ma io l'ho riammonito per proteste, quando la protesta era scaturita dalla sua espulsione, allora se mi devi prendere in giro allora là non ci sto, questo vuol dire. Poi può capitare, come può capitare a noi di giocare una partita brutta, una partita, anche se oggi ti ripeto, abbiamo avuto la nostra occasione, stavamo giocando noi. Però l'importante è che abbiamo sbagliato, cercheremo di capire loro e di riprendere. Non che mi dice l'arbitro ha ragione, però discutiamo, no? Oppure mi prendi in giro, guarda, l'ha presa in giro, mi ha dato fastidio, l'ordine ha ammonito per fastidio. Comunque io spero che il commissario abbia visto, ma non è che mo l'arbitro vanno a ammazzare, però di riflettere e che la prossima volta non si faccia, perché se la prossima volta ricapita che tu fischi e poi vai a riprendere, blocchi il gioco e fai riprendere il gioco, io la ringrazio e alla prossima. Voglio ribadire, la partita l'abbiamo persa, abbiamo scelto, ma non aveva indipendente, e quindi la partita si poteva anche perdere. Però io volevo rivedere la partita senza questi episodi, se sul 1-0 andavamo sul 1-1, non lo so, poi chiaramente sul 2-0 la puoi anche ancora riprendere, poteva succedere di tutto, però purtroppo queste condizioni la partita, comunque tanto meglio per l'avversario, la partita l'hanno vinta. La ringrazio Mister Pulli, alla prossima.